TG Veneto News, buonasera e ben ritrovati. Li avete dunque sentiti i titoli delle principali notizie di oggi. Ripartiamo ancora una volta dai dati dal bollettino di oggi, che è il più drammatico delle ultime settimane. C'è l'allarme anche dei vertici di alcune USL del Veneto, che dicono abbiamo gli stessi dati di un anno fa, e soprattutto Padova, che oggi ha fatto registrare più di 600 contagi, sono 2600 in più rispetto a ieri. Gli ospedali attivano nuovi reparti Covid e si va verso il taglio delle prime prestazioni. Regione davvero a un passo dalla zona gialla. Sentiamo. Covid e contagi, il mese di dicembre parte malissimo, il bollettino diffuso da Azienda Zero va via via assomigliando ad un bollettino di guerra. Non solo la curva dei contagi non scende, ma addirittura fa un ulteriore balzo in avanti. In sole 24 ore sono infatti 2656 i nuovi positivi in Veneto, pesante anche il conto sul fronte delle vittime con 14 decessi. Ancora una volta è Padova ad assorbire il numero maggiore di positivi giornalieri con 663, veleggiando con questo ritmo rapidamente verso i 1000. Sì, la curva sta crescendo in maniera importante, ha una pendenza simile a quella del novembre e dicembre dell'anno scorso, quindi siamo proprio nella fase, stiamo entrando in una fase, come dire, abbastanza importante dell'epidemia. 126 sono i nostri ricoverati, 28 in terapia intensiva, quindi numeri importanti. In una settimana il balzo in avanti è stato di 1746 positivi, ma se a Padova corre il contagio non va certo meglio a Treviso, poco sotto a 600 positivi, seguono Venezia e Vicenza, poco sotto i 500, ma nella città del Palladio la preoccupazione è per l'aumento dei ricoveri. Noi siamo a 53 e, come qualcuno può ricordare, ieri eravamo a 43. Poi arrivati a 45 in giornata e questa mattina a 53. Quindi 10 ricoveri nel giro di 24 ore. Esattamente, questo dovrebbe far pensare a sufficienza. Reparti sempre più occupati da pazienti Covid e personale dirottato su vaccinazione e tamponi. Gli ospedali si vedono costretti, pur continuando a garantire urgenze ed emergenze, a contrarre l'attività ordinaria come visite e interventi con priorità a 60 giorni o più. Più tamponi processati e più positivi individuati, ma questo fa salire anche l'incidenza, che è ora a livello regionale al 2,76%. Una guerra su due fronti: da un lato i ricoveri, i positivi, dall'altro le vaccinazioni, con un vero e proprio boom di terze dosi, quasi 30.000 in un giorno, da oggi aperti anche agli over 18, e un ritorno delle prime dosi, situazione che a Padova porta al raddoppio del lab vaccinale. Beh, siamo al punto che noi abbiamo pensato di riaprire il padiglione 8 della fiera, quindi per aumentare le linee vaccinali, quindi si riapre l'hub di Padova.